Edo Raimondi, sicuramente uno non dei più giovani, però oggi una bella partita. Siamo partiti subito col tuo gol e poi c'è stata una reazione del FAS, però non avete mai mollato e soprattutto nei momenti di difficoltà avete retto bene. Secondo me abbiamo giocato i primi due tempi con poca disciplina e poco coraggio soprattutto. Il terzo tempo ci siamo liberati un po' il peso dell'avversario, un po' della lega differente, e abbiamo giocato secondo me un ottimo tempo e messi veramente molto in difficoltà, no? Che possa esserci l'esempio se vogliamo alzare il nostro livello di gioco. Quindi rimane un po' l'amarico di non aver interpretato molto bene l'inizio della partita e aver preso fiducia soltanto un po' troppo tardi. Vi hanno fatto i complimenti i giocatori del Fassa, hanno detto che insomma siete una bella squadra e probabilmente avete preso forse qualche troppa penalità evitabile. A questi livelli le situazioni speciali fanno la differenza, lo sapevamo e ne abbiamo pagato a caro prezzo sulla nostra pelle il fatto, come dicevo in precedenza, della mancanza di disciplina. Va bene, però una squadra vincente non si accontenta di una pacca sulla spalla. Resta il fatto che abbiamo perso 4-3, ma però abbiamo la Supercoppa, quindi secondo me deve essere un punto di partenza, no? Deve essere un po' un head up questa partita per farci capire qual è il nostro reale livello, no? Se vogliamo ambire al next step, al next level, al prossimo livello superiore. Sabato si va a Cortina, una partita che giocheremo forse in casa con il nostro folto pubblico che verrà. Sulla carta Cortina ha qualcosa in più del Fassa. Varese cosa deve fare per tentare di reggere il più possibile? Cercare di vincere tutte le battaglie o provare comunque a entrare con una mentalità veramente di sacrificio, pagare il prezzo ogni singolo cambio, andare paletta su paletta, bastone su bastone, bloccare i tiri, cercare veramente di spingersi fuori dalla propria zona di comfort. È ovvio che loro sono di un altro livello, però questo non vuol dire che deve farci affrontare questa finale con la consapevolezza di essere comunque più ritornati dalla scorsa stagione. Quindi è una finale a gara secca, si va su, non abbiamo niente da perdere, cerchiamo più che altro di cercare di dimostrare, come al terzo tempo di oggi, di essere una squadra che può ambire veramente a giocare a un livello superiore. Grazie Edo. Grazie a voi, buona serata.